Buongiorno, Lerì. Oh, buongiorno. Paul, come sei venuto presto? Ehi, ti piace il mio lavoro? Sto facendo la cuccia di Barone. È bella. Devo solo mettere il tetto e verniciarla e poi è finita. Per questo mi sono alzato molto presto stamattina. E sarà una bella cuccia, ne sono sicura. Ma ho paura che fai troppo rumore con quel martello, Paul, a quest'ora. Mi dispiace, ti ho svegliata. Beh, a me non importa perché tanto è ora che mi alzi. Ma ci sono molti altri che dormono. Oh, non ti devi preoccupare, tanto ho avuto il permesso dallo zio. Ma è davvero? Certo, signorino Lerì. Oh, allora grazie. Anche se si lamentano di altre cose, tutti i miei pensionati vogliono bene a Barone. È un cane simpatico, sai. Figurati che anche loro mi hanno consigliato di costruirgli una cuccia per la notte. Davvero? Oh, Lerì, cerca di sbrigarti, altrimenti farei tardi in ufficio. Oh, è vero. A che punto sei con quella cuccia, eh? Questa parte è un tantino difficile. Fa vedere, fa provare a me. È cominciato un nuovo giorno. Pelin sarà occupata con il lavoro del signor Pantabuan. Ormai si è abituata alle nuove mansioni e alla sua nuova vita. Non le sembra vero di avere una stanza tutta per sé e un bel vestito nuovo. Ma il suo pensiero è fisso sull'atteggiamento del nonno. Le avversità della vita hanno fatto diventare d'acciaio il suo temperamento. Io vado a lavorare, arrivederci a tutti. Paul, non fare tardi a scuola, eh? Non devi preoccuparti, Lerì. Ciao. Ciao, Barone. I ritagli di giornale che riguardano l'India, signore. Bene, più tardi ti chiederò di leggermeli. Adesso conservali come al solito. Va bene. Oh. Buongiorno, signor Pantabuan. Verrò subito al dunque. Vorrei consultarmi con lei riguardo quella macchina che ha smesso di funzionare. Ah, certo, ho provato in tutti i modi, ma... Comunque, quella macchina è in uso da almeno una ventina d'anni, perciò sembra che ormai abbia esaurito il suo ciclo. Sembra? Che cosa vuol dire sembra, Tarell? Beh, ecco, vedete... Voglio solo sapere qual è la causa del guasto. Per questo motivo vi ho chiesto di farla esaminare attentamente dall'ingegnere capo, Tarell. Ebbene, lo avete fatto fare. Scusatemi, io non... D'accordo, dovrò andare a vedere io che cosa è successo. Vi prego, un momento solo, signore. E posso andarci da solo? Certo. Olery? Sì, signore. Vieni con me, andiamo. Molto bene. Villefranc non è uomo che possa consentire negligenze sul lavoro e questa sua severità lo rende inavvicinabile. Ma standogli accanto, Pelin si è resa conto che è solo questo il motivo per cui la gente in fabbrica teme il nonno più del necessario. Buongiorno, signor. Buongiorno, Pascal. Un momento, allora va tutto bene nel tuo settore, Pascal? Oh, certo, signore. Ehi, Jacques! Che? Ma è il signor Pantabuan! Tu sei Jacques, come sospettavo. Sei diventato magazziniere. No, io stavo solo... Manca ancora un bel po' a mezzogiorno. Cosa stai facendo dentro al magazzino? Ero di passaggio, ma ora torno al mio lavoro immediatamente. Cerca di svicolare dal lavoro a ogni minima occasione. Scusate, signore. Come fate a sapere tutto? Credi che potrei svolgere i miei compiti senza conoscere bene ogni persona che lavora qui dentro?
Quindi sarebbe sufficiente sostituire questa ruota dentata, vero? Certo, sì, può essere usata ancora. Allora vi prego di farmi avere tutti i particolari. D'accordo. Pantabuan, come responsabile, si impone la regola di recarsi sempre sul posto a controllare tutto di persona. Pelin è commossa dal suo zelo. Tuttavia, le viene di pensare che il nonno deve sentirsi molto solo, non potendo confidarsi con nessuno. Tarel! Sì, signore. Da quanto mi risulta, l'ispezione non era stata fatta. L'avevo ordinata, signore. L'azienda non può permettersi il lusso di sprecare un centesimo. Ordino subito le parti necessarie per la sostituzione. Certamente. Potete entrare. Signor Pantabuan, ho portato delle lettere che sono appena arrivate. Bene, ti ringrazio, Fabri. Se volete, signor Pantabuan, io potrei dare un'occhiata alle 10 lettere in francese. Bene, Fabri, potete darle a me. Ma quanto tempo ci vuole? Qui c'è una lettera in inglese molto voluminosa, a quanto sembra. Ma che strano francobollo è questo? Che cosa c'è? Oh, niente, ma questa lettera ha un francobollo che non avevo mai visto prima. Di cosa si tratta? Oh, è una lettera indirizzata direttamente a voi, signor Pantabuan. E da dove viene? Beh, mi sembra che venga dall'India. Dall'India? Bene, datela a me quella lettera allora. Certamente, signore. Ecco. Il testo delle altre lettere lo sentirò più tardi. Tarel, Fabri, vi farò richiamare quando avrò bisogno di voi. D'accordo, signore. Su, signor Tarel, andiamo, vi stanno aspettando. Certo, signor Pantabuan, ci vediamo dopo. Eccomi, desiderate qualcosa, signor Pantabuan? Olori, vai a dare un'occhiata fuori della stanza. Eh? Voglio dire fuori della porta, può esserci qualcuno ad ascoltare. Vai a vedere subito. Va bene, signore. Quella lettera dall'India poteva essere la soluzione a tutti i problemi di Bilfran Pantabuan. Ovviamente Pelin non sapeva ancora che lui l'avesse ricevuta, né conosceva il suo contenuto. Fu così che d'un tratto una giornata come tante diventò invece importantissima. Signor Pantabuan, non c'è nessuno nel corridoio. Vuoi leggermi questa lettera, Olori? Certo. Chi è il mittente? È padre Fulde. No, padre Fulde. Ah no, è padre Fulde dei missionari salesiani. Ho capito. Coraggio, leggila. Subito. Fai presto. Certo. Signor Pantabuan. E allora? Mi dispiace dirglielo, ma questa calligrafia è quasi illeggibile. Inoltre, qua e là ci sono delle parole che devo vedere in un dizionario, perché non capisco bene. Non è necessario tradurre parola per parola. Adesso desidero solamente che tu me ne dia un riassunto e alla svelta. Ho capito.
E allora, cosa dice? Beh, i periodi sono piuttosto lunghi, perciò mi riesce difficile afferrarne il senso. Oh, sembra che questo sacerdote scriva in un modo piuttosto complicato, non è vero? Vai pure nel tuo ufficio e fai una traduzione alla buona. Grazie, signore. Aspetta, Ollery. Sì? È probabile che nella lettera ci siano delle questioni private di cui non deve sapere niente nessuno. Per cui è importante che non sia rivelato il testo della lettera per alcun motivo, capito? Ho capito, signore. Signor Teodoro! Buongiorno, signorina Lasek. Buongiorno. Nella lettera dall'India, Pelin trovò con sua sorpresa che si parlava di sua madre, di suo padre e di lei stessa. Per l'emozione non riusciva quasi a leggere. Quella lettera la riportava molto indietro nel tempo. Le devo molte scuse per il ritardo del mio rapporto. Comunque, i fatti sono avvenuti molto tempo fa, per cui mi ci è voluto molto tempo per appurarli. Suo figlio Edmond, che lei sta cercando, si è sposato in India con la signorina Mary Stevenson. Proprio in questa chiesa. Il sacerdote che li sposò mi ha detto che la signora Mary Pantavoan era molto bella, intelligente e generosa. Mi ha detto anche che la coppia era molto felice. 10 anni fa, tuttavia, il signor Edmond Pantavoan partì da qui per Dagir con la figlia di 10 anni. E da allora non abbiamo avuto più loro notizie. Signor direttore, che il signor Teodoro Pantabuan non è uscito dalla fabbrica. Allora mi domando dove sarà finito. La signorina Lasek ha detto di averlo visto davanti alla stanza della segretaria qualche momento davanti fa. Davanti alla stanza della segretaria. Bene. Desiderate, signor Teodoro? Oh, ecco, volevo solo prendere in prestito un vocabolario di inglese. Oh, scusate, ma se voi non conoscete l'inglese, forse avrete bisogno di un vocabolario francese, signor Teodoro. Beh, da un po' di tempo sto studiando anche l'inglese, seguendo il tuo esempio. Non puoi prestarmi il tuo vocabolario? Oh! Vedo che stai traducendo la lettera dall'India, non è vero, Leri? Come avete fatto a sapere una cosa simile? Oh, andiamo, andiamo. Io sono un dirigente in questa azienda, nonché il nipote del presidente. Perché non dovrei sapere una cosa simile, Ollery? E dimmi, sta andando bene la traduzione, Ollery? No, per favore, vi prego, non dovete assolutamente vederla. E per quale motivo non dovrei vederla? Perché no, non potete. Tanto chiederò allo zio di farmela vedere dopo. Cosa vuoi che importi se la vedo adesso o più tardi, eh? Il signor Pantabuan potrà anche farvela vedere se vuole, ma io non sono autorizzata a farlo. Che cosa? Brutta nocciosa! No! Bene, bene, bene. Signor Teodoro, voi dovreste essere allo stabilimento di Saint-Pipoa già da un pezzo. Che diavolo ci fate qui? Beh, mi sono affacciato a prendere in prestito un vocabolario. Un vocabolario? Non sapete leggere? Sentitevelo presto, però vi prego di andar via adesso. Grazie tante. Maledizione. Ollery, non ti dispiace prestare un vocabolario così utile? No, posso farne benissimo a meno. Allora vuol dire che sei molto avanti con la traduzione, non è vero? Ebbene, io... ho tradotto solo la parte iniziale, a dire la verità. Ma anche se non hai finito di tradurla, l'avrai letta tutta almeno. Mi dispiace, non posso rispondere. E perché?
Il signor Pantaboan mi ha detto di non rivelare a nessuno il contenuto della lettera. Che cosa? Ma il signor Pantaboan e io siamo come la stessa persona, lo sai. Soltanto io ho il diritto di sapere tutto sul suo conto. Anche le sue questioni personali? Se è una questione privata, a maggior ragione devo saperlo. Oh. Ha avuto una malattia tanto grave che lo ha portato molto vicino alla tomba. Se gli comunichiamo delle brutte notizie, potremmo provocargli uno shock. E in tal caso la sua vita potrebbe essere in pericolo. La sua vita? Certamente. E tu dovresti rifletterci bene. Visto che sei così in gamba da essere diventata segretaria, dovresti capire quello che intendo dire. E allora non perdiamo tempo. Che cosa c'è scritto? Mi dispiace, non posso dirvelo. Un momento solo. Ai, tu la mano, mi stai schiacciando! Oh, mi dispiace! Tu, brutta arpia! Mi chiama il signor Pantaboan, devo andare immediatamente, scusate. Mi dispiace avervi fatto aspettare tanto, ma la traduzione della lettera è stata difficile. Inoltre sei stata intralciata nel lavoro. Ho sentito la porta della tua stanza aprirsi due volte. Beh, veramente sono venuti da me il signor Teodoro e il signor Tarek. Ah, è proprio quello che pensavo. Non gli avrei mica fatto leggere la traduzione. No, ve lo assicuro, signore. Bene, allora sei in grado di farmi un riassunto di quella lettera? Sì, signore. Vi dirò i punti che mi sono sembrati più importanti. Riguardo alle notizie sul signor Edmond Pantaboan, la lettera dice che è partito tempo fa da Dhaka per Dajir, portandosi dietro la sua bambina di 3 anni. Seguono poi le descrizioni della figlia di Edmond Pantaboan. L'inchiesta era già stata completata fino a quel punto. Voglio sapere che cosa è successo dopo. Dopo, il signor Edmond Pantaboan mandò una lettera a un suo amico a Dhaka. La lettera dice che... Cosa? Non sapevo che Edmond avesse mandato una lettera da Dajir. No, non fu scritta a Dajir, ma a Dera, una città che si trova al confine presso il Tibet. Dera? Qui si dice che l'amico che ricevette quella lettera asseriva che il signor Edmond Pantaboan si era fermato alcuni anni in quella città. Come si chiama quell'amico e qual è la sua professione? In questa lettera non c'è scritto. Quanto tempo dopo la partenza di mio figlio quella lettera è arrivata a Dhaka? Non c'è scritto nemmeno questo. Non c'è alcun accenno a quanti anni ha trascorso a Dera? No. Vedo che non c'è alcun accenno a quello che desidero sapere. Ho mandato l'avvocato Philip in India proprio per quello scopo ed ecco il risultato. Questa lettera dice che sfortunatamente padre Fildes si trovava in viaggio e non ha potuto vedere l'avvocato Philip. Per questo motivo vi ha scritto questa lettera, signore. Ho capito. Sono solo queste le cose importanti? Beh, nella lettera è descritto molto minuziosamente il carattere della signora Pantaboan. Che cosa? Mary, la moglie del signor Edmond Pantaboan, è una donna molto bella, oltre ad essere intelligente e di cuore. I due coniugi, da quanto risulta, stavano molto bene insieme. Quando si sposarono... Basta! Eh? Non considero quella donna come mia nuora in nessun modo. Il signor Pantaboan si è regolarmente sposato in chiesa, quanto risulta qui. I matrimoni celebrati in India non sono presi in alcuna considerazione in Francia. Praticamente è come se non fossero sposati. Davvero? E che cosa ne sarà della loro bambina? Anche quella è come se non fosse mai nata. La loro bambina? Beh, visto che è nata, posso sempre darle del denaro. Aspetto sempre il giorno in cui mio figlio ritornerà. Io sono vecchio ormai e i miei occhi si sono spenti per sempre. Ho bisogno di una persona a cui affidare l'azienda senza preoccupazioni. Ma mio figlio non è ancora ritornato per colpa di quella donna. Oh. Io sento di odiarla. Il nonno odia profondamente la mamma, come Pelin temeva. E di sua nipote sembra non volerne sentire neanche parlare. Dagli occhi di Pelin, suo malgrado, scendono lacrime di dolore. Ma il nonno, ormai cieco, non si accorge che gli occhi, oltre che per vedere, possono servire anche per piangere.